La bella stagione è finalmente arrivata e pare che, se riusciamo a rispettare delle norme che si preannunciano complicate, contraddittorie, faraginose, avremo finalmente il permesso di andare in spiaggia. Questo implica che, come tutti gli anni, cercheremo di rimetterci in forma alla svelta, vuoi mettendo un po' in tiro i muscoli, vuoi buttando giù qualche chilo. A questo proposito, il mercato ci offre tutta una serie di integratori e pillole miracolose che promettono risultati eclatanti in brevissimo tempo. Quanto ci possiamo fidare? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome nel perseguire dei risultati c'è sempre la tentazione di prendere delle scorciatoie, di questo parliamo stasera. Chi ha seguito le mie trasmissioni, i miei incontri nei mesi scorsi, sa che ho già affrontato l'argomento della chimica nello sport e sa come la penso, quindi ho un parere totalmente negativo. Questo vale in buona parte anche per la quantità di intrugli che ci vogliono propinare promettendo risultati miracolosi. La maggior parte di queste erbe è semplicemente innocua, quindi l'unico danno è al portafoglio. Quelle efficaci hanno il problema di tutto ciò che è chimica, ovvero i risultati che si ottengono con la chimica smettono di esserci quando si smette con la chimica. Quindi, visto che non ci si può continuare a bombardare per tutta la vita, si può fare bella figura per un certo periodo, ma poi c'è un effetto di rebound pesante e comunque i danni a lungo termine sono veramente pesanti. Questo vale anche per i vari intrugli dimagranti, i cosiddetti termogenici, che alla fine servono poco e niente. Diciamo che i vari sostituti del pasto, se si riesce effettivamente a rispettare le regole, se è riuscita a fare pranzo con una barretta o con un intruglio, con un beverone, qualcosa effettivamente serve. Altro discorso invece, questo purtroppo sì, sugli integratori, quindi a livello di vitamine e sali minerali. Purtroppo su tutte queste scatolette c'è scritto questo prodotto non sostituisce un'alimentazione sana e variata, che è ovviamente la scoperta dell'acqua calda. Il problema è che oggi il cibo ha perso tantissimo valore nutritivo. Pare che hanno fatto una statistica, cioè per avere la stessa quantità di nutrienti di una mela di 50 anni fa, oggi ce ne devi mangiare 7, quindi in termini di vitamine, in termini di minerali, in termini di altri componenti. Quindi effettivamente un'integrazione da un punto di vista di sali minerali e di vitamine può essere effettivamente necessaria. Quanto agli altri prodotti, le varie creatine, le varie appunto termogenici, i vari sostitutivi del pasto, secondo me, come ho detto la settimana scorsa, una bella insalata usata come piatto principale è il miglior prodotto dimagrante che esista sul mercato. Quindi se volete integrare con qualche aggiunta, non è sbagliato e anzi probabilmente, specialmente chi vive in zone inquinate, un antiossidante può essere effettivamente d'aiuto. Vari prodotti per pomparsi, la creatina semplicemente, che va molto di moda, trattiene acqua, per cui ti gonfi d'acqua, sembri più grosso, però fai un grossissimo sforzo sui reni, appena smetti di prenderlo i muscoli vanno giù, quindi non è chiaro che significato abbia. Altri prodotti sono semplicemente fantasiosi e, come ho detto, non fanno male ma non servono assolutamente a niente. Quindi non posso che ripetere, prima di buttare via i soldi, anche perché si tratta di cose piuttosto care,
chiedi il parere di un esperto e mi rendo conto che do fastidio all'intera industria che c'è alle spalle di questo fenomeno, perché sono cose che hanno valore veramente limitato, vengono vendute a peso d'oro e alla fin fine la loro efficacia è limitatissima e non, nessuno di questi appunto sostituisce una alimentazione sana e variata. Buon proseguimento di serata.